Questa esposizione è interpretata a un livello estetico più alto, dove abbiamo il bonsai di Mugo in cascata, una calligrafia con un ideogramma sensei, il maestro, e come elemento nel tana c'è un suiseki, un biseki. Ed è estremamente contemplativa. Qui è un ambiente molto serio, molto formale, quindi un sci potente, e domina chiaramente questo impressionante abbinamento con il concetto del maestro. No? Sensei vuol dire quello che sapeva prima di te, quindi questo concetto della conoscenza giapponese che si trasmette da un maestro a un discepolo e va avanti così da sempre, sia in un senso che nell'altro. Chiaramente l'insegnamento in realtà per noi è una cosa fondamentale, cioè in un'arte fine essere autodidatta in realtà non ha senso, proprio come concetto, perché sono arti fatte per essere insegnate da maestri. Quindi per noi il maestro è una figura irrinunciabile, perché è quello che ci fa capire, no? È come se noi viaggiassimo con una conoscenza che va da qui a lì e poi arriva il maestro, ci sposta questa cosa e noi vediamo anche tutto quello che c'è che non conoscevamo, che si può conoscere, e quindi una vastità immensa che è il sapere, no? Come entrare in una stanza che dove entri ha tre porte, ognuna di queste porte entra in un'altra stanza, altre tre porte, quindi ritorni al concetto platonico, che più sai e meno sai, no? Ma in realtà questa è una cosa della civiltà umana, non è solo giapponese. Però è molto interessante perché l'idea, no, della conoscenza, quello che ancora oggi un professionista alla fine va a studiare in Giappone perché deve studiare un livello più alto, sia tecnico che estetico. Quell'elemento di compagnia, no, questa pietra della contemplazione, veramente la contemplazione, che è un piacere toccarla, anche lei esalta la severità di questo momento perché è nera. E ha lo Yamaraki, che è questa lucentezza un po' cerosa, molto morbida, molto attenuata. Questo è un kazari molto severo, dove c'è la severità della conoscenza del maestro che viene trasmessa. Ma che cos'è in realtà? Questo è veramente Yugen. Perché lo Yugen chiede l'oscuro? Perché è nero? Perché essendo vecchio ha perso quel colore chiaro che aveva da giovane. Essendo vecchio, ha perso l'immaturità giovanile e va nella conoscenza di chi ha passato una vita e come questo vecchio pino racconta una storia che ha conosciuto, una bellezza passata, ma che in realtà ha più fascino ancora di quella presente. E quindi in realtà, quando noi mettiamo la calligrafia, abbiamo un concetto, e quindi è molto più alto rispetto a una pittura, perché l'ideogramma, essendo geroglifico, è un disegno, e quindi lui abbina l'arte dell'immagine, cioè del disegno della pittura, a quella della poesia, cioè della parola. E quindi ecco perché la calligrafia è più alta ancora della pittura, dell'estetica giapponese. Quindi quando usiamo un ideogramma è ancora più potente della poesia stessa e oltre decisamente la bellezza della pittura. Quindi in realtà questo tipo di Kazari è veramente molto molto raffinato e molto profondo.